Attenzione, attenzione. Sua Eccellenza Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo del governo e primo ministro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato primo ministro con pieni poteri e diritto di bufala Sua Eccellenza Matteo Salvini. Trascinato dallo italico ardimento di alcuni amministratori pubblici, che con sprezzante senso del pericolo hanno rimosso l'odiata bandiera a 12 stelle, Salvini ha dichiarato guerra all'Unione Europea. La dichiarazione di guerra è già stata twittata agli ambasciatori di Bruxelles e Maastricht. Per sostenere l'economia di guerra, la Lega ha già stanziato fondi per un totale di 49 milioni di lire, pagabili nei prossimi 80 anni e garantiti da Banca Mediolan. Nel mentre, donazioni spontanee di egofoni della plutocratica gioventù italica ci aiuteranno a raccogliere il rame necessario al nostro esercito. Comandante in capo è Giorgio Meloni, che si è sottoposta all'operazione, poiché tale carica può solo essere affidata a un maschio bianco ed etero. La potente flotta italica è affidata al comandante Schettino, già distintosi in passato nella campagna di Moldova. Le truppe di terra, invece, sono affidate al ministro degli esteri Di Maio, che guiderà la carica del primo battaglione universitari della strada. Tiratore scelto è Lapo Elkan, presidente dell'AIRE, aziende italiche residenti all'estero. Responsabile della strategia è il ministro Renzo Il Trota Bossi, che brilla nel nuovo esecutivo per competenze e preparazione. Il morale dei nostri soldati è affidato a Barbara D'Urso, che sostituirà il Papa Bergoglio al soglio pontificio per tutta la durata delle ostilità. Cuoco nelle retrovie è Mario Adinolfi, che si è detto pronto all'estremo sacrificio, qualora in Italia dovessero scarseggiare i viveri. Oggi, dalle Alpi allo Stretto, risuona unito un grido: sovranità!